Va bene, allora possiamo iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di VIS, Virtual Immersions in Science, che è il programma di divulgazione della scienza della Scuola Normale, in cui ci pregiamo di presentare ricerche di punta, di eccellenza, che vengono fatte in Italia e raccontate dagli scienziati stessi che le hanno fatte. Queste sono ricerche che sono un vanto per l'Italia, perché fanno vedere che anche in questo paese, come in molte altre cose, abbiamo delle vere eccellenze che siamo orgogliosi di mostrare e di ospitare. Oggi siamo arrivati al secondo appuntamento, come dicevo, che ha come tema la cosmologia, ed in particolare una scoperta molto recente che ha a che fare con la galassia più distante che sia mai stata osservata. Lo speaker di stasera è uno dei scienziati, appunto, di punta italiani, il professor Fontana, che lavora all'osservatorio di Roma ed è anche docente presso l'Università La Sapienza di Roma. Adriano ha fatto moltissime cose nella sua carriera, è stato predominantemente a Roma, ma ha passato del tempo nei più grandi istituti del mondo, tra cui l'ESO a Monaco, lo Space Telescope a Baltimora negli Stati Uniti, l'Università di Santa Cruz. Però è uno degli scienziati italiani che lavora qui e penso sia anche orgoglioso di avere il suo gruppo e la sua ricerca basata in Italia. Stasera appunto ci racconterà della galassia più lontana, quindi lascio la parola immediatamente, non prima di ricordarvi che dopo la conferenza, come tradizione di VIS, il programma continua con una visita alla Biblioteca di Scienze della Scuola Normale, in cui abbiamo selezionato dei gioielli, dei libri molto preziosi, dei testi molto preziosi che potete ammirare, vi verranno anche spiegati da due dottorandi della Scuola Normale che sono associati all'area di cosmologia, e quindi siete chiaramente invitati, avrete più istruzioni poi alla fine della conferenza. Comunque vi invito a non perdere questa opportunità. E detto ciò, lascio la parola al professor Fontana. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti quanti, ringrazio davvero il professor Ferrara per avermi invitato, mi fa davvero piacere tornare qui alla Normale, da cui mancavo da parecchio tempo ormai, e cercherò di raccontarvi non solo, diciamo, seguendo quello che Andrea mi ha chiesto, non soltanto la situazione, diciamo, di un campo della ricerca estremamente attivo che a me almeno personalmente interessa molto, ma anche un po' l'aspetto antropologico, personale, come veramente lavoriamo, come oggi gli astronomi lavorano. È un mestiere, quello dell'astronomo, in un certo senso, che ha un fascino romantico che cercherò di smontare pezzo a pezzo durante la lezione di oggi. Allora, ho cercato di individuare un filo conduttore in quello che vado a raccontare, ne ho trovati tre in realtà. In un certo senso ci sono tre diverse storie che vado a raccontare. Una è la storia, forse la storia più importante che esista, cioè la storia dell'universo in quanto tale. Una delle, secondo me, delle scoperte più importanti della scienza di tutti i tempi è il fatto che l'universo ha una storia, è un qualcosa che è cambiato nel tempo e che continuerà a cambiare, e la cosa secondo me strabiliante è che noi siamo riusciti almeno in parte a capire, a vedere questa storia. Quindi la seconda storia al suo interno è il fatto che, come la specie umana, come noi, abbiamo capito, cerchiamo di capire la posizione nostra nell'universo e il fatto che quale sia la storia dell'universo, cioè la cosmologia. E infine ci sono delle piccole storie, in particolare quelle, cioè, di come noi scienziati nella quotidianità lavoriamo per affrontare e studiare questi problemi. Cosa vuol dire che l'universo ha una storia? C'è un grafico, un cartoon molto, molto popolare che cerca di riassumere. Oggi noi sappiamo da una serie di evidenze che l'universo ha circa 14 miliardi di anni di vita. Sapete che c'è il popolare modello del Big Bang che sostanzialmente illustra il fatto che, a partire da una situazione di singolarità o comunque di altissima densità iniziale, c'è stata una fase di espansione, e questa fase di espansione, dopo le racconteremo più in dettaglio, ma a questa fase di espansione, a un certo punto della storia, circa, diciamo, 400-500 milioni di anni dopo il Big Bang, si sono cominciate a formare le prime sorgenti, le prime stelle, e via via
dalle prime sorgenti, dalle prime stelle, si sono formate le galassie fino a come le vediamo noi oggi. In questa storia il sistema solare, il Sole, si è formato a circa 2/3 della storia, cioè a circa 5 miliardi di anni fa. Nel mio racconto non parlerò di quello che è successo all'inizio, parlerò di quello che è successo sostanzialmente, di come noi riusciamo ad andare indietro nel tempo e di cercare di vedere con gli occhi l'evoluzione e la storia dell'universo. Come abbiamo fatto ad arrivare a questa concezione? Beh, siamo partiti da molto lontano, siamo partiti dall'evidenza che ognuno di noi può avere del fatto che in cielo esiste una cosa che si chiama Via Lattea. Questa non è una foto a un telescopio, questa è foto fatta proprio con una macchina fotografica, vedete c'è un lampione, un albero, e quella che vedete è quella che se ci fate caso potete vedere tranquillamente tutte le notti d'estate, cioè c'è la Via Lattea, quella che a occhio nudo sembra una distesa lattea, per l'appunto irrisolta, che occupa il cielo soprattutto d'estate, che ovviamente agli albori dell'umanità si vedeva molto meglio che oggi, che non ci sono appunto i lampioni. C'è una lunga storia che non ho il tempo di fare, che è molto affascinante, magari un giorno puoi invitare Bertola che fa una storia bellissima della Via Lattea nelle varie culture. Democrito è stato il primo fra i scienziati, fra i filosofi greci, a ipotizzare che la Via Lattea fosse un insieme di stelle in realtà, che semplicemente noi non riusciamo a distinguere. Ovviamente non aveva le basi sperimentali, le basi scientifiche per dimostrare questo, e il primo che ha fatto, e non posso non citarlo in questa stanza, è Galileo Galilei, il quale è stato il primo a costruire un piccolo telescopio, e mettendo l'occhio al telescopio, questa è la sua frase, no? È stato il primo a rendersi conto che la Via Lattea non è altro che un insieme di stelle raggruppate insieme. Ovunque, è bellissima questa frase perché secondo me illustra lo stupore che deve aver provato Galileo nel vedere questo coi propri occhi. Vedete, si presenta alla vista una fitta folla di stelle. Passano circa un centinaio d'anni, un po' più, e Kant è stato il primo, quello che ci ha tormentato sui libri di filosofia al liceo, è stato il primo a ipotizzare che la distribuzione asimmetrica, cioè il fatto che noi vediamo una Via Lattea, un disco, una striscia, sia indice del fatto che noi siamo all'interno di un disco. Dopo lo vedremo meglio, però è stato il primo a immaginare, noi stiamo vedendo questa striscia perché siamo all'interno di un disco, quindi in un certo senso l'universo non è tutto uguale, non è isotropo come noi diciamo, ma le stelle sono distribuite su una struttura a disco. Quello che è più sorprendente e più formidabile da un certo punto di vista è il fatto che lui abbia ipotizzato non solo questo, ma che ne esistano altre di strutture del genere, quelle che lui aveva chiamato universi isola, che esistano altri sistemi di stelle analoghe alla Via Lattea. Avventurarsi, diciamo così, nella struttura della galassia è stato un percorso lungo, è stato un contributo fondamentale, l'ha dato per esempio Herschel. Mi piace citarlo oggi, uno dei più importanti satelliti dell'ESA è stato intitolato a Herschel. Herschel era un medico, non era un astronomo, era uno che faceva altro nella vita. Evidentemente la sera non c'era Facebook, non c'era televisione, non c'era niente, quindi faceva l'astronomo, aiutato dalla sorella che ovviamente, essendo donna, non è passata alla storia della scienza in maniera altrettanto importante, perché purtroppo questa era la realtà, ed è stato il primo a, con un lavoro meticolosissimo di contare le stelle dove stavano, una cosa noiosissima, a misurare la forma, quella che all'epoca pensava essere la forma della galassia. E questo è il suo disegno tratto dal libro, e ha messo il Sole, il sistema solare, praticamente al centro di quello che vedeva. Vedete, mettiamola nel contesto storico. Galileo e quelli che, Copernico e così via, hanno smontato il concetto che la Terra fosse al centro del sistema solare, quindi al centro dell'universo. Questa evidenza sembra ripresentarsi qui, dice va bene, è vero che noi giriamo intorno al Sole, però almeno siamo al centro, siamo in un posto importante, siamo al centro della nostra galassia. Purtroppo è irrilevante, questo in realtà si è dimostrato non essere vero. Il fatto che Herschel abbia all'epoca derivato questa cosa dipende dal fatto che questa è una foto più bella della Via Lattea, e il centro in realtà della Via Lattea è completamente oscurato da tanta polvere che oscura tutte le stelle. Quindi lui, quando misurò la distribuzione di stelle, non poteva sapere che qui c'era in realtà il centro della galassia, ma questo centro della galassia era oscurato completamente dalla polvere. Oggi noi siamo in grado di capirlo, siamo in grado di andarci dentro e sappiamo, grazie, guardate quanto tempo è stato necessario, grazie ai lavori di Shapley circa un secolo fa, di sapere che la galassia ha la forma di un disco. Questa è la nostra galassia, un cartoon di come apparirebbe la nostra galassia vista da sopra, e questa è vista di taglio. Vedete che ha una forma di un disco
appiattito e il Sole non è affatto in una posizione centrale, è abbastanza all'esterno, è a circa 2/3 del raggio della nostra galassia. Per intenderci, il 70% delle stelle sta all'interno della nostra galassia, quindi non siamo affatto al centro, siamo abbastanza in periferia. Va bene? Può essere tra l'altro incidentalmente non un caso, perché ci sono degli argomenti che fanno ritenere che queste zone della galassia in un certo senso siano più ospitali per pianeti abitabili di tipo solare. Quindi quello che voglio enfatizzare qui è che ci sono voluti da Galileo 300 anni per posizionare il nostro pianeta all'interno della Via Lattea, va bene? Dalla semplice scoperta che la Via Lattea è un sistema di stelle. A quest'epoca, al 1920, ancora non era chiaro se l'ipotesi di Kant iniziale fosse vera oppure no, cioè se fosse vero che esistono altri sistemi stellari come la nostra Via Lattea. C'era una discussione accesa in corso, poi se volete ci possiamo tornare nelle domande, che è stata risolta da chi? Pochi anni dopo, da questo signore, Edwin Hubble, che è stato il primo, ancora una volta, a usare il famoso telescopio di Monte Palomar, un telescopio all'epoca donato, il più grande telescopio dell'epoca donato da un mecenate americano installato in California. Perché è stato fondamentale, diciamo, il lavoro di Hubble? Il lavoro di Hubble è stato, questo è il suo lavoro del 29, ha preso, nei telescopi precedenti si vedevano queste cose che venivano chiamate nebulose e non era chiaro che cosa fossero, se fossero dentro la nostra galassia o se fossero cose esterne. Quello che fu il primo a fare Hubble fu di misurare la distanza di questi oggetti con una tecnica che aveva bisogno appunto del grande telescopio di Monte Palomar per arrivare a queste distanze. E la dimostrazione fu inappuntabile, perché noi sappiamo, all'epoca sapevamo che la nostra galassia è grande 30.000 parsec, diciamo 100.000 anni luce, questo oggetto venne fuori a una distanza di milioni di anni luce, quindi non c'erano più discussioni. Questo oggetto non solo non poteva essere all'interno della nostra galassia, ma era enorme. Questa è l'immagine che voi trovate sull'articolo del 29. Se prendete un telescopio moderno, la vedete qua in tutti i suoi stupendi colori. Questo oggetto, che si vede a occhio nudo, basso sull'orizzonte anche da noi in tarda estate, in realtà, all'occhio nudo vedete a malapena il centro, in realtà è grande 6 volte la Luna come diametro, quindi è un oggetto enorme. Allora, un oggetto così grande ha una distanza di decine di volte la dimensione della nostra galassia, non può che essere immenso. Quindi è facile calcolare che questo oggetto, che noi oggi chiamiamo galassia di Andromeda, M31, in realtà altro non è che un'altra galassia che oggi sappiamo essere estremamente simile alla nostra galassia. Quindi se oggi ci sono astronomi o specie senzienti su M31, intorno a una di queste stelle, oggi guardando il loro cielo osserveranno uno spettacolo simile, osservano la nostra Via Lattea avere una forma sostanzialmente analoga a questa. Vedete come ancora una volta è stato un salto mentale, quindi siamo passati dall'essere all'interno di un'isola, di un universo isola di stelle, diciamo di un'unica galassia, a scoprire che siamo soltanto una delle tante galassie. E oggi sappiamo che nell'universo ci sono centinaia di miliardi di galassie. Potrei passare tutto il resto dell'ora a farvi vedere foto stupende, potete andare sui siti dello Space Telescope in cui ci sono foto bellissime, e questo è uno degli esempi. Sono, diciamo, che vengono galassie intorno a noi, ognuna delle quali composte, come in questo caso, da centinaia di milioni o di miliardi, fino a centinaia di miliardi, scusate, di stelle di diverso tipo. Sono oggetti molto complicati, adesso li vediamo un attimo meglio. Però insisto sul fatto, come dire, sul salto concettuale: non siamo più neanche una delle 100 miliardi di stelle della nostra galassia, ma a nostra volta siamo una dei 100 miliardi di galassie che esistono nell'universo. Benissimo. Questo è, diciamo così, l'aspetto che riguarda, secondo me, profondamente importante, diciamo, dal punto di vista, come dire, della concezione che noi abbiamo della nostra posizione nell'universo. Secondo me già questo fatto è uno degli eventi culturali più importanti nella storia dell'umanità, secondo me. Ma si può fare, a noi piace fare qualcosa di più, quindi non soltanto l'esplorazione, che poi vedremo come continua, ma anche cercare di capire la fisica, cercare di capire come è possibile che siamo arrivati a vedere questi oggetti così stupendi. Il passo fondamentale aggiuntivo, che qui non ho riportato, è avvenuto
intorno agli anni 40, quando è stato avviato e condotto il progetto Manhattan, che come sapete è quello che gli americani hanno organizzato nel deserto del Nevada per costruire la bomba atomica. Perché? Perché quello che hanno imparato velocemente in quegli anni, come sottoprodotto irrilevante, ci ha anche raccontato come sono fatte le stelle, come si accendono, che era un mistero all'epoca non compreso. Oggi sappiamo che le stelle funzionano, rimangono calde per milioni o miliardi di anni grazie alle reazioni nucleari al loro interno. Oggi la nostra comprensione delle reazioni nucleari è talmente approfondita che noi possiamo usare questa informazione per capire una serie di cose sulle galassie, cioè sulle stelle e quindi sulle galassie che noi vediamo. Perché? Perché possiamo considerare le stelle come consideriamo la popolazione di stelle. Per cui, per esempio, sappiamo, non voglio entrare nei dettagli, ma sappiamo che le stelle, vedete questa galassia molto bella a spirale anche lei, scelgo le spirali che sono più belle, insomma, ma insomma ce ne sono di altri tipi, vedete come ci sono tanti punti blu, queste sono zone ricche di stelle per l'appunto blu. Una stella blu, noi sappiamo dalla fisica nucleare e così via, sappiamo che sono stelle estremamente giovani. Quindi se vediamo questi oggetti vuol dire che delle stelle si sono formate su tempi scala molto rapidi. Cosa vuol dire l'anno scorso? Beh, vuol dire qualche decina di milioni di anni, centinaia di milioni di anni, che rispetto alla vita dell'universo è una scala molto, molto recente. Viceversa, al centro vedete che è molto più rossa, questo ci dice che sono stelle vecchie, sono stelle che possono essere vecchie anche 10 miliardi di anni. Allora, io spesso faccio questo paragone, come se voi non conosceste la storia di Pisa. Io sono arrivato dal treno e ho trovato, però conosco la storia dell'architettura. Allora vedo prima delle case evidentemente costruite negli anni 90, poi delle case costruite negli anni 50, fino in centro, che questa è una zona medievale, io non conosco l'architettura quindi posso sbagliarmi, ma insomma, quindi posso in un certo senso approssimativamente ricostruire la storia di quella città, perché conosco la storia dell'architettura. Qui è la stessa cosa, posso immaginare che questa zona piena di stelle vecchie sia la prima a essersi formata, quella piena di stelle blu sia la zona più giovane e così via. Quindi posso derivare la storia di questi oggetti all'indietro osservandoli come sono oggi, va bene? Quindi questo è quello che noi tentiamo di fare, ma adesso vedremo come lo facciamo ancora meglio. Il punto importante che questa evidenza ci dimostra è che le galassie sono l'universo, quindi, che le contiene, è una realtà dinamica che continuamente cambia, che cambia continuamente nel tempo. Un altro modo per affrontare, per capire questo, è quello di usare una macchina del tempo. Dice, che vuol dire? Beh, noi siamo tra i pochi a poter usare in certo senso una macchina del tempo. Sapete qual è l'argomento? Se io vedo una galassia, per esempio in questo caso, che è lontana un milione di anni luce, cosa vuol dire? Vuol dire che io la sto vedendo come era un milione di anni fa. Fatemi fare un esempio che faccio spesso. Nel 600 c'è stato un gesuita italiano, adesso non mi sovviene il nome, che è andato in Giappone, Matteo Ricci, che è andato in Giappone e a un certo punto si è ammalato e ha rischiato di morire e ha scritto una lettera ai suoi confratelli qui in Italia per raccontargli questa cosa. Ora, una lettera dal Giappone nel 600 ci metteva molti mesi ad arrivare. Quindi quando i suoi confratelli hanno letto questa lettera, che poteva essere l'ultima che ricevevano da loro, a quel punto non sapevano se Matteo Ricci era vivo, era guarito, era morto e così via, va bene? Perché l'informazione era vecchia di mesi. Noi oggi con i telefonini, Skype, eccetera, non ce ne rendiamo conto, però c'è il tempo con cui l'informazione ha viaggiato, è fondamentale. Tra l'altro guarì e visse, credo, altri 20 anni in Giappone. L'hanno saputo alcuni mesi dopo. Allora, lo stesso concetto lo applichiamo in questo caso, va bene? Quindi se noi vediamo una galassia che è lontana un milione di anni luce, vuol dire che la luce ci mette un milione di anni a arrivare da noi, e quello che vediamo oggi è quello che in realtà quella galassia era un milione di anni fa. Ma se noi riusciamo ad andare a galassie, lontane un miliardo di anni luce, queste le vediamo come erano un miliardo di anni fa. Se andiamo a 10 miliardi di anni luce, le vediamo come erano 10 miliardi di anni fa. Se andiamo a 20 non ci possiamo arrivare perché l'universo non è abbastanza vecchio, però il concetto è questo. Dice, è facile, certo che è facile, il problema qual è? Il concetto è facile, è chiaro che quando un oggetto è lontano un miliardo di anni luce è estremamente, estremamente difficile osservarlo, va bene? Però questo è il concetto che c'è dietro, la possibilità di costruire una macchina del tempo. Quindi siccome l'universo ha una storia, se io vedo tutti gli oggetti o una parte
un campione degli oggetti che stanno a 1 miliardo di anni luce e lo vedo com'era l'universo 1 miliardo di anni fa. Se lo faccio a 10 miliardi, vedo com'era in media l'universo 10 miliardi di anni fa. Come si costruisce una macchina del tempo? Si costruisce costruendo dei telescopi sempre più grandi. Chi di voi è familiare con la legge di Moore che dice quanto cresce la velocità dei computer in funzione del tempo, sarà stupito di vedere che esiste la stessa cosa sulle dimensioni dei telescopi. Questo nei vari anni, dall'occhio nudo, poi c'è il telescopio di Galileo nel 1600, fino a oggi, è la dimensione in metri dei telescopi. Questo è l'osservatorio della città Maya in Messico, dove l'astronomo non aveva un telescopio, ma si arrampicava semplicemente in cima alla cosa per stare in santa pace, fino via via, questo è il telescopio della classe di quelli di Galileo, fino ai grandi telescopi che vedremo oggi. Quindi oggi diciamo c'è stata una continua crescita, avete visto che Hubble ha fatto quello che ha fatto grazie al suo telescopio di Monte Palomar, per esempio. Quindi in un certo senso la possibilità di costruire macchine del tempo, di osservare oggetti sempre più lontani, viene dalla nostra capacità tecnologica di sviluppare strumenti sempre più perfetti. Il primo, diciamo, ovviamente, un salto che Galileo non poteva immaginare, è la possibilità di portare dei telescopi al di fuori dell'atmosfera e quindi o di vedere luce che non arriva a terra o di vederla ancora meglio. Il più popolare di tutti e il più importante forse è stato il telescopio, non a caso intitolato ad Hubble, che è stato fondamentale per tanti motivi ed è stato tra l'altro uno dei maggiori successi dello shuttle, come sapete probabilmente è stato più volte riparato dagli astronauti in orbita che sono andati, lo hanno riparato, hanno modificato alcuni degli strumenti, hanno sostituito degli strumenti per farne di migliori e così via. Vedete, questa è una foto molto bella in cui si vede nel casco di un astronauta, si vede l'altro astronauta che lavora all'Hubble Space Telescope mentre era attaccato allo shuttle. Io sono andato spesso, sono stato a lungo negli Stati Uniti e sono rimasto sempre estremamente colpito dall'attaccamento che esiste in America nei confronti di questo strumento. Quando qualche anno fa, vi ricorderete che lo shuttle è esploso, è stata messa in discussione la possibilità di andare ad aggiustare un'altra volta Hubble. E quindi sostanzialmente il direttore generale della NASA all'epoca, l'amministratore della NASA, aveva deciso di chiudere Space Telescope per non correre il rischio di mandare degli astronauti là, visto che comunque lo shuttle aveva dei rischi interni. C'è stata letteralmente una sollevazione popolare. L'impatto che questo ha avuto sull'opinione pubblica è stato letteralmente devastante e ha portato alla fine alle dimissioni dell'amministratore della NASA, alla costruzione di un programma apposta. Sostanzialmente hanno costruito due shuttle perfettamente funzionanti, in modo che ne hanno lanciato uno, se l'altro, ricordate che il problema è stato al rientro, quindi se si fosse verificato un problema, l'altro shuttle era pronto per andare a salvare gli astronauti. Quindi io sono dubito, ecco, forse che in Italia una cosa del genere accadrebbe. Mi ha sempre molto, molto colpito, ci sono un sacco di aneddoti di politica dietro, molto interessanti su come funziona Washington, che poi dopo una volta vi racconto, però diciamo è un aspetto che mi ha sempre molto colpito. Oltre, è bello costruire telescopi in orbita, però ovviamente è estremamente costoso, quindi in parallelo continuiamo a costruire dei telescopi di grandi dimensioni da terra. Tanto per darvi un'idea, oggi si costruiscono e operano dei telescopi che hanno degli specchi dell'ordine di una decina di metri, quindi è uno probabilmente grande quanto questa stanza o così via, o circa. Vedete che questa è una figura umana all'interno di un grande specchio che sta qui dentro in questo telescopio delle Hawaii. La prima delle cose, ovviamente, progetti del genere sono estremamente complessi, estremamente costosi, e non c'è più nulla dell'astronomo che passa romanticamente le notti, vengono gestiti da centri di controllo molto ovviamente complicati e quindi si tratta di macchine estremamente sofisticate. Per dare un'idea, una notte, si fa il conto che in media una notte di telescopio, da un telescopio di questa classe, abbia un costo equivalente, se voi considerate il costo per la costruzione, per la manutenzione, eccetera, che va fra i 50 e i 100.000 euro a notte, a seconda dei dettagli, facciamo così. Va bene? Quindi se voi volete comprare, o comprate la Maserati o vi comprate una notte di telescopio. Ovviamente uno non costruisce tutto questo per metterlo in un posto dove si vedono le luci della città. Quindi queste imprese hanno bisogno di
di posti straordinariamente inospitali. Va bene? Per esempio, ci sono sostanzialmente due posti al mondo che sono considerati i migliori, che sono: uno è la cordigliera del Cile, da cui vengono queste immagini, e l'altro è un'isola delle Hawaii. Perché? Perché sono posti che, come potete vedere, questa è una foto fatta dall'aereo, e vedete che si tratta di una zona assolutamente desertica. Questa è una montagna alta circa 2300 metri, che la cui cima è stata spianata per installare questi quattro telescopi. Questa è una fatto dall'ESO, cioè dall'ente intergovernativo europeo che gestisce questi telescopi, che per certi versi sono i più avanzati del mondo. Tanto per darvi un'idea, sono stati valutati diverse montagne, diversi cocuzzoli di questo tipo in Cile. Quello che alla fine è stato scelto su un criterio, naturalmente c'erano storie di climatologia, eccetera, ma il criterio finale è stato basato sul numero di specie viventi trovate sul posto. Cioè, in questo cocuzzolo è stato trovato che c'erano quattro specie di piante e un solo specie di animale, va bene, un bagarozzo di qualche tipo, come diciamo a Roma. Altri siti avevano, non so, 7, 8, 10 specie vegetali diverse e 3 o 4 animali diversi. Questo indicava il fatto che questa fosse la zona meno piovosa di tutte quante, va bene? Questo, tanto per darvi un'idea, è all'interno della costa cilena, a 2 ore e mezzo di macchina da Antofagasta. Antofagasta, qualche anno fa, c'era un numero dell'Espresso che diceva: i 10 posti dove andate a nascondere non vi troverà nessuno. Uno era Antofagasta, quindi è veramente il posto più estremo, uno dei posti più estremi che voi possiate immaginare, e quindi ci mandano noi ovviamente a lavorare. Come lavorano gli astronomi oggi in questo contesto? Allora, come sapete, se uno vuole fare una domanda, la risposta vera la danno i bambini. Questo è il disegno che ha fatto mia figlia quando aveva 4-5 anni, qualcosa del genere. La maestra gli ha chiesto: disegna il papà che lavora. E ha fatto questo disegno che io trovo, non so se lo vedete bene, ma a parte la precisione chirurgica con quale ha disegnato i due capelli che ho in testa, ma l'ho trovato molto bello per una serie di ragioni. Non solo vedete la prospettiva, no, dal basso con le gambe, che proprio una bambina piccola vede, no? Però ha colto il punto, cioè suo papà che lavora non mi ha disegnato al telescopio la notte. Lei la sera mi vede a casa, lavo i piatti la sera, stavo con lei, giocavo e così via. Sostanzialmente stavo al computer a lavorare. Infatti alla maestra disse: ma sta al computer e guarda le stelle. E questa fu la sua spiegazione del mio lavoro. Certamente è così, cioè è un lavoro in cui la parte, adesso ve lo spiegherò meglio, ma insomma la parte romantica di passare le notti al telescopio, ammesso che fosse romantica, è diventata una cosa ad alta specializzazione che la maggior parte di noi semplicemente non fa. C'è un altro motivo per cui mi vedeva spesso la sera, ed è il fatto che oggi la scienza, l'astronomia anche, non è più questa è un'evoluzione proprio recente degli ultimi 10-20 anni, è ormai diffusamente una big science. Cosa vuol dire big science? Big science vuol dire una scienza che si fa con grandi progetti e con grandi collaborazioni, con tante persone, come nel campo delle particelle elementari si faceva da prima, da diversi anni. Allora, perché io sto spesso la sera al computer? Perché parlo con i miei colleghi che sono in California a 9 ore o alle Hawaii che sono a 12 ore, quindi se vogliamo evitare di sentirci una volta al giorno, una frase per uno, diciamo, al giorno, dobbiamo spesso parlare, quindi è abitudine che a casa mia, per esempio la sera, se mi sentono parlare come un matto da solo in inglese, vuol dire che sto parlando con qualcuno magari in California. Quindi questo aspetto, diciamo, è assolutamente importante, e credo che di poter dire, e farò vedere degli esempi, che ha cambiato parecchio la dinamica del nostro lavoro. Per intenderci, la scoperta di cui parlava prima Andrea, sulla galassia più lontana dell'universo, è una collaborazione di 150 persone che l'ha portata avanti. Vedremo che i primi lavori eravamo in 4 a farli, quindi nei 20 anni che ho visto io, questo cambiamento c'è stato ed è stato evidente. Bene, uno si può chiedere: va bene, questi strumenti sono bellissimi, ma come fate ad andare, come fate a usarli? Va bene, chi vi dà il diritto di dire puntate questo o quell'altro oggetto? Si fa attraverso una serratissima competizione internazionale. Cioè, cosa vuol dire? Che una parte importante del nostro lavoro è fare domanda di telescopio. Ci stavamo lavorando con il professor Ferrara 2 ore fa,
Quindi quello che dovete fare è scrivere delle proposte molto dettagliate, spiegando che cosa volete fare, perché lo volete prendere e così via. Queste vengono poi valutate e le proposte migliori vengono accettate. Siccome si tratta di roba che appunto costa 100.000 euro a notte, chiaramente la competizione è molto alta. Oggi ai telescopi, agli strumenti migliori, ai satelliti migliori, la competizione, la probabilità di successo vanno da un quarto a un ventesimo addirittura, va bene? Quindi ci sono strumenti per i quali uno su 20 riesce a prendere tempo. Quindi per fare questo ci vogliono tre cose, ci vogliono delle buone idee, evidentemente dovete avere una buona idea, dovete avere un team forte e credibile, quindi per questo ci vogliono anche collaborazioni importanti di gente che certifichi che quei 100.000, che quella notte che voi prendete non viene sprecata, poi una notte è poco, un programma tipico dura diverse notti. E terzo, bisogna saperle scrivere bene, quindi una buona parte del tempo, diciamo una frazione importante del nostro tempo, la spendiamo per fare questo. Bene, detta tutta questa escurso su come passiamo le giornate, torniamo indietro al nostro discorso di macchina del tempo. Questo filmato vi fa vedere nella pratica che cosa vuol dire cercare di osservare gli oggetti più lontani e deboli dell'universo. Abbiamo detto deboli vuol dire lontani. Immaginate di prendere una zona di cielo vicino al carro, in questa direzione qua, e adesso questa animazione usa immagini prese da telescopi sempre più potenti, e vedete che dove sembra essere buio, dove non sembra non essere nulla, quando andate con telescopi migliori, un sacco di oggetti vengono fuori. Questa è l'immagine finale che, diciamo, su una regione estremamente piccola dell'universo, dove ad occhio nudo non si vede assolutamente nulla, ma neanche con telescopi normali, che grazie a osservazioni molto lunghe dello Space Telescope, dell'Hubble Space Telescope e di altri telescopi, siamo riusciti a osservare oggetti che, come vedremo, sono straordinariamente deboli. Cosa vuol dire straordinariamente deboli? Vuol dire che se voi guardate l'immagine, qui adesso è difficile, poi questo non è il proiettore adatto, ci sono degli oggetti estremamente deboli che su questa immagine in realtà non vedete. Per darvi un'idea di quanto sono deboli, è come se voi cercaste di vedere dalla Luna una lucciola. Immaginate di avere una lucciola qua e di cercare di osservare dalla Luna la luce di una lucciola. Ebbene, la luminosità di questi oggetti, di questa lucciola, è pari alla luminosità che noi vediamo degli oggetti più deboli che oggi siamo in grado di vedere. Perché sono così deboli? Sono così deboli perché in alcuni casi sono straordinariamente lontani. E questi sono alcuni esempi. Se voi ingrandite, adesso questa è un'immagine compressa, ma se voi andate a ingrandire, si vedono una serie di oggetti estremamente deboli. E noi sappiamo che alcuni di questi sono estremamente lontani, possiamo stimarne o misurarne la distanza e quindi ci possiamo chiedere, possiamo cercare di andare letteralmente indietro nel tempo. Cosa vuol dire? Che se noi guardiamo le galassie, come abbiamo visto prima, vicine a noi, sono delle belle galassie, vedete questa bella spirale come quelle che abbiamo visto prima. Quando cominciamo a osservare galassie che stanno, questa è l'epoca, 9 miliardi di anni dopo il Big Bang, è l'epoca in cui si è formato il Sistema Solare e già c'erano delle galassie simili a quelle odierne. Ma quando cominciamo ad andare ancora più indietro nel tempo, a 5 o a 2 miliardi soltanto di anni dal Big Bang, vedete che questi oggetti regolari non si trovano più, sono oggetti molto più irregolari, molto più piccoli, con forme appena abbozzate. Quello che noi stiamo vedendo è sostanzialmente la crescita delle galassie, quegli oggetti molto grandi e belli e regolari che noi vediamo oggi, sono nati come da piccoli semi, molto irregolari, spesso di forma, che sono piano piano cresciuti nel corso del tempo. Quindi questa non è una non è che lo derivi, ricordate che all'inizio abbiamo detto che al centro era rossa e all'esterno blu, non è soltanto, diciamo, una stima basata su quello che noi vediamo oggi, ma lo possiamo vedere in azione. Quello che noi vediamo sono le zone che oggi sono le zone centrali, che tanti miliardi di anni fa erano le uniche che contenevano delle stelle. Questo lo salto perché più o meno è la stessa cosa. Non solo le possiamo vedere, ma ci possiamo fare della fisica, cioè possiamo capire delle cose, quantitativamente misurarle. Va bene? Per esempio, se voi prendete la nostra galassia, in media, ogni anno nella nostra galassia nascono circa 2 o 3 stelle come il Sole, va bene? In media, sempre su tempi così. Ora, quello che noi abbiamo scoperto, per esempio, è che guardando le galassie come erano una volta, circa, diciamo, in un'epoca
d'oro dell'universo, qua 5 miliardi dopo il Big Bang. Le galassie, come abbiamo visto, erano molto più irregolari, avevano delle strane forme, ma noi possiamo fare delle misure e scopriamo che a quell'epoca non facevano 2 stelle per anno, ma ne facevano centinaia ogni anno. Cioè, cosa vuol dire? Che non solo la maggior parte delle stelle che noi vediamo si è formata in un'epoca lontana e che l'universo non è sempre stato uguale, non abbiamo avuto sempre questi oggetti. È un po' come, semplificando molto, è un po' come, non so, una popolazione di persone. Quando i ragazzi hanno 20 anni ne fanno di tutti i colori, sono estremamente attivi. E lo stesso è successo all'universo. Circa 4-5 miliardi di anni dopo il Big Bang era un'epoca in cui si creavano un sacco di stelle, le galassie erano estremamente attive. Era un posto, diciamo, pieno di vita. Oggi è un posto più tranquillo, dove il tasso con cui formiamo nuove stelle è molto più basso e sicuramente, probabilmente, andrà ulteriormente a calare. Allora, in questo schema, negli ultimi 10 minuti, vi racconto in particolare perché alla fine ho combinato qualcosa che ha fatto sì che Andrea mi chiedesse di venire. E quindi ho preso un'altra macchina del tempo. La macchina del tempo, in questo caso, era l'archivio di foto di mia mamma, ovviamente il libro, dal quale ho ripreso questa mia foto, una macchina del tempo, di quando facevo il dottorato, va bene? In quell'epoca mi stavo occupando di una cosa collegata, di cui ancora mi occupo, ed è sostanzialmente, l'idea era la seguente: uno osserva non le galassie, ma osserva i quasar, che sono molto brillanti, li possiamo osservare da lontano, e naturalmente la stella, la luce che parte dal quasar e arriva a noi, attraversa un sacco di universo, va bene? In questo universo intercetta della roba e uno può studiare che cosa c'è in mezzo, va bene? A un certo punto, stavo finendo il dottorato, è uscito un concorso da ricercatore all'epoca e io mi sono messo a studiare perché era un'ottima occasione, infatti poi tra l'altro l'ho vinto. Studiando questo, quindi uno comincia a prendere di tutto, cose che non aveva idea che esistessero, mi sono imbattuto in un lavoro fatto, vedete, da 2 tizi nel 93, era l'anno precedente, in cui loro hanno suggerito un modo di usare, la materia che c'è in mezzo fra noi e la sorgente cambia la luce che ci arriva, va bene? E loro suggerivano un modo di usare questa tecnica per identificare queste galassie molto lontane, perché il problema qual è? Che se voi fate una foto ci sono 100.000 galassie, ma quelle estremamente lontane sono poche, perché la maggior parte sono in mezzo. E io mi ricordo che venni fuori con questa idea, dico, ma lo sai, ho trovato un collega col quale lavoravo all'epoca, e mentre ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di fare una di quelle proposte, per l'appunto, che avete visto, per cercare di estendere questa tecnica a distanze ancora più grandi e di identificare galassie ancora più lontane. E la cosa sorprendente è che oggi, scusatemi, faccio un salto indietro per gli astronomi, oggi questa tecnica è una tecnica standard, questo tizio è diventato famoso, è professore al Caltech, eccetera, eccetera. Quando mi ci sono imbattuto io, nessuno dava particolare credito a questa idea. Io gliel'ho data non perché fossi più intelligente, ma perché ero familiare col fatto che quello che c'è in mezzo intercetta la luce e cambia le proprietà degli oggetti. E quindi è successo che nel 96 siamo riusciti, appunto, con le prime osservazioni, a identificare per la prima volta, vedete, questo è il quasar, molto brillante, e questo sbuffetto, che in realtà è molto più debole, è stata la prima volta che è stata identificata una galassia che in quel caso, a quell'epoca, era la galassia più lontana dell'universo. Questa, Andrea mi ha chiesto qual è la scoperta che ti ha cambiato la vita, in un certo senso è stato questo, perché sicuramente per 2 motivi. Il primo, che ha indirizzato la mia carriera scientifica in questa direzione, perché è stato un evento che ha avuto molta risonanza. Per esempio, sempre dall'archivio di mia mamma, ho trovato l'articolo del Corriere della Sera dell'epoca, va bene? E posso anticiparvi, quindi il secondo risultato è che in qualche modo ho convinto mia mamma che quello che facevo non era completamente inutile, va bene? Aveva un minimo il suo sogno di avere un figlio che facesse, insomma, una cosa utile, non gliel'ho potuto dare, però, a parte gli scherzi, ed è interessante il meccanismo anche mediatico che si innesca, perché ovviamente noi ne abbiamo trovata in quel caso a una distanza, poi siamo andati avanti per cercare di trovarne sempre più lontane, quindi da allora
Io ho contato che forse 5 volte ho scoperto la galassia più lontana dell'universo, va bene? E ogni volta diceva, ma come, non l'avevi scoperta prima? Sì, ma questa è ancora un po' più lontana. E la cosa buffa è che i giornali ci abboccano sempre, nessuno mi ha mai detto, ma non l'avevi già detto 6 mesi fa, va bene? No, ecco, funziona così. Perché in realtà dov'è il Santo Graal che noi cerchiamo di acchiappare? Il Santo Graal in un certo senso è questo. Questa è la schema iniziale, vi ho detto, no, noi possiamo andare indietro nel tempo, osservare galassie sempre più lontane, vedete qui anche nel disegno, queste sono grandi, quelle che vediamo noi oggi, diventano sempre più piccole. Però c'è un'epoca che noi chiamiamo l'età oscura, in cui non possiamo vedere nulla, non possiamo vedere nulla perché è l'epoca in cui si sono formate le prime stelle, se non c'è la luce noi non la possiamo vedere, va bene? In realtà con altri metodi possiamo arrivare più vicino al Big Bang, ma questa è sarebbe un'altra conferenza. Quindi l'ideale, la nostra, diciamo, l'aspirazione è di cercare di andare il più vicino possibile all'epoca in cui si sono formate le primissime stelle. Quelle che noi vediamo sono primordiali, ma non sono ancora veramente la prima generazione. Questo è qualcosa che possiamo studiare, ed è quello che per esempio fa Andrea ripetutamente, come si sono formate le prime stelle. Non lo possiamo vedere, quello che possiamo fare è fare delle simulazioni al computer. Ora, mentre nella nostra galassia, ho detto, si formano stelle come il Sole o anche più piccole, le simulazioni al computer ci dicono che quando l'universo era primordiale, cioè quando esisteva solamente la materia primordiale, l'idrogeno e l'elio primordiali, le stelle che si formavano all'epoca, proprio le primissime, erano delle stelle giganti, delle stelle grandi fino a forse 600 volte il Sole, centinaia di volte il Sole. Quindi che noi sappiamo essere straordinariamente luminose. Ora, perché è importante questo? Perché una stella così grande non dura a lungo, è straordinariamente luminosa, brucia tutto il suo combustibile in pochissimo tempo e poi esplode come come supernova, facilmente lasciando un buco nero come residuo. Quindi l'immagine che ci siamo fatti grazie a questi lavori teorici qual è? Che noi, partendo dal Big Bang, c'è un'epoca in cui l'universo è pieno soltanto di un gas che senza radiazione, senza alcuna sorgente luminosa. Piano piano si vanno aggregando delle strutture e si formano le prime stelle. Qui, per esempio, indicativamente 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Queste stelle sono delle stelle giganti che appunto vivono pochissimo ed esplodono come supernove. Quando esplodono, con l'esplosione, che cosa fanno? Fanno due cose. La prima è creano quelli che noi chiamiamo i metalli, cioè gli elementi pesanti di cui oggi siamo fatti, e il secondo è ovviamente dissipano, per così dire, questa nebbia primordiale, questa nebbia cosmica che le circonda. Quindi noi immaginiamo che a un certo punto ci sia stata una rapida transizione in cui non si sono più formate le stelle giganti, perché una volta che si formano i primi metalli, le stelle che si formano sono esattamente come quelle del nostro Sole, come il nostro Sole, come quelle vicine a noi. Quindi c'è stata un'epoca iniziale e poi piano piano una transizione fino all'epoca che noi oggi possiamo osservare coi telescopi, con le prime galassie piccole, va bene? Quest'epoca in mezzo da che cosa è caratterizzata? Dal fatto che la nebbia primordiale si va dissipando man mano che si accendono le prime sorgenti. Questo è quello che potete vedere in questo filmato, in cui, adesso non vedete niente, ma tra un po' lo vedrete, è un volume di universo simulato al computer, che piano piano ruota su se stesso, e quelle che vedete sono le prime bolle che si formano intorno alle prime supernove. Vedete che si formano delle bolle sparse, perché a caso nell'universo si sono create delle galassie. Questo non è un cartone animato, è il risultato di mesi di calcolo ai calcolatori più avanzati, quindi come noi perdiamo le notti al telescopio, loro perdono cicli di CPU nei computer. E vedete, quello che succede è che piano piano queste zone esplodendo si cominciano a collegare l'una all'altra, però il grosso dell'universo è ancora opaco, è ancora neo. Diciamo, questa nebbia pervade il grosso dell'universo. Man mano che queste zone aumentano, si formano ulteriormente stelle, e piano piano vedrete che rapidamente arriveremo a spazzare via questa nebbia primordiale e vedremo e tutto l'universo, diciamo, non si vedono le stelle in questa simulazione, però vedete come si creano delle grosse cavità all'interno della simulazione dovute a tutte le esplosioni, le bolle
derivanti dall'esplosione che si vanno connettendo e alla fine, fra poco, arriveremo a una zona in cui tutto l'universo è diventato completamente trasparente, che è quello che noi sostanzialmente vediamo oggi. Un secondo ed è... Vedete, quando arriva alla fine la transizione è molto veloce, va bene? Scopriamo che in realtà è diventato, tutto l'universo è diventato sostanzialmente trasparente e tutto il gas primordiale si è scaldato. Bene, perché l'ultima, diciamo, la quinta delle galassie che abbiamo, la quarta e la quinta delle galassie più lontane che abbiamo scoperto sono importanti? Perché pensiamo che nella loro radiazione, di aver identificato le tracce della nebbia primordiale, cioè noi pensiamo che intorno alla galassia che noi osserviamo ci fosse ancora una parte del mezzo primordiale, dell'idrogeno primordiale, che come avete visto si stava asciugando. Questo è dovuto al fatto che, siccome tutto il gas intorno è fatto di idrogeno, per la prima volta in queste stelle la radiazione dell'idrogeno della galassia non la riusciamo a vedere perché è assorbita, perché pensiamo che il motivo sia che è assorbita dal mezzo intorno. Quindi la rilevanza scientifica, al di là del fatto che abbiamo spostato la bandierina della galassia più lontana un pezzetto più in là, la rilevanza scientifica secondo me è dovuta al fatto che forse per la prima volta, abbiamo cominciato a mettere un piede in questa epoca cosiddetta dell'età oscura, che è quella in cui veramente le prime stelle si sono andate formando. Quindi pensiamo di aver cominciato a mettere un piedino in questa zona ancora sconosciuta. E quindi ovviamente questo è quello che è la sfida che ci attende per i prossimi anni, è quella di entrare in maniera più decisa in quest'epoca iniziale e soprattutto finalmente scoprire dove i modelli del professor Ferrara sono sbagliati, che questo è l'obiettivo del nostro lavoro. Va bene, sono andato attraverso questa storia, a parte gli aneddoti personali, secondo me le cose che potete portare a casa sono riassunte qui. Innanzitutto siamo, come probabilmente sapevate, siamo soltanto una fra i 100 miliardi di galassie dell'universo. Questi oggetti arrivano, esistono in una straordinaria varietà di dimensioni, forme e proprietà, ma la cosa sorprendente è che noi possiamo esplorare l'universo come se, usando i nostri telescopi come macchine del tempo, per andare indietro nel tempo e osservare com'era a diverse epoche della storia dell'universo. In generale tutto quello che abbiamo trovato è consistente col modello del Big Bang, che è stato trovato da osservazioni completamente indipendenti, quindi niente di quello che abbiamo osservato finora è in contrasto e anzitutto torna molto bene con questo modello generale. In particolare oggi c'è stata una fase, c'è stata una fase dell'universo qualche miliardo di anni dopo il Big Bang in cui l'universo era estremamente più attivo di quello che vediamo oggi. E infine, come ho detto, pensiamo di aver messo per la prima volta il naso nell'epoca più difficile da studiare, che è quella dell'epoca oscura in cui le prime stelle si sono accese nell'universo. E questo è quanto. Grazie di tutto. Puoi mettere la slide successiva, quella con la mappa? Non c'è, ok. Va bene, buono. C'è? Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti, sono Marco Valdes, sono il coordinatore del progetto VIS. E innanzitutto voglio ringraziare il professor Fontana per la bellissima presentazione, veramente che oltre ad essere molto interessante era anche molto godibile e divertente. E voglio anche ringraziare tutti voi che siete venuti di nuovo molto numerosi, ci sono facce già note, quindi persone a cui è piaciuta la prima conferenza e che spero che continueranno a tornare, e persone nuove. E vi ricordo che la prossima, quindi la terza conferenza di VIS, sarà il 14 maggio e l'argomento sarà la chimica questa volta. E dunque, prima delle domande che vorrete fare al professor Fontana,
Come vi ha già accennato prima il professor Ferrara, dopo la conferenza ci sposteremo alla biblioteca della scuola normale, dove ci sono questi testi antichi e preziosi, insomma, che verranno illustrati da due dottorandi della scuola. E la location è sostanzialmente via del Castelletto, quindi vedete che da Piazza dei Cavalieri si percorre via Luis Sedini e poi alla prima a destra sostanzialmente. E per andarci, diciamo, in modo coerente, potete seguire la ragazza che vedete lì, che è una collaboratrice del progetto VIS, Claudia. Quindi direi che come luogo di raccolta ci si può vedere di fronte, diciamo, al palazzo qui della Carovana e da lì andare assieme. E se avete domande per il professor Fontana, prego. Lei ha trovato una galassia di 14 miliardi di anni fa, no? Significa che in quella data c'era già una galassia, quindi significa che l'universo, che io avevo in mente che questa fosse la data così da profano, che non esistesse niente ancora prima, insomma, se non si arrivava al Big Bang, insomma. Quindi a quell'età già c'era una galassia fatta? Sì, forse una cosa. No, faccio una domanda molto subito. Esatto. Naturalmente l'età dell'universo è 14 miliardi. Quella galassia è nata dopo, quindi noi la vediamo a 13 miliardi di anni da oggi. Va bene? E non è una galassia come quella che noi vediamo oggi, è molto diversa, è molto più piccola in forme, perché erano le prime strutture che si andavano formando nell'universo. Però è esattamente così. Sono un medico, quindi non gli posso che fare una domanda sulla vita nell'universo. Dicevo, siccome sono un medico non posso che fargli una domanda sulla vita nell'universo. Prima ha parlato che stare in un posto nell'alto nella galassia non è la stessa cosa, in quanto a concentrazione di elementi che poi possono influenzare la formazione della vita, eccetera. Ecco, se potesse essere un pochettino più specifico in rapporto, diciamo, alla possibile esistenza di forme anche primordiali di vita nella nostra galassia. Sì, ovviamente è un aspetto estremamente attuale, molto dibattuto. Francamente, credo che esistano ancora un certo numero di preconcetti nel senso buono. Nel senso che se un astronomo in genere tende a pensare che con 100 miliardi di galassie, ognuna con 100 miliardi di stelle, no, un altro ce ne sarà da qualche parte. I biologi che ci lavorano di più, che sono coscienti della difficoltà di creare sistemi complessi e auto-organizzati come quelli viventi, tendono a essere più prudenti. Certamente l'esempio che ho fatto io deriva dal fatto che, innanzitutto, assumendo che stiamo parlando di sistemi viventi tipo il nostro, per intenderci, va bene, poi ci sono idee completamente esotiche, ma sono altre cose. Sistemi come il nostro abbiamo bisogno di elementi pesanti, allora all'esterno della nostra galassia, nelle regioni molto esterne, gli elementi pesanti sono un po' di meno e quindi si ritiene che sia meno probabile avere pianeti rocciosi come quello terrestre. Nelle zone centrali ci sono la densità di stelle più alta, ci possono essere argomenti di dinamica per cui un pianeta può non essere lasciato per miliardi di anni in santa pace a orbitare una stella, ma può avere situazioni più complesse che quindi rendono più difficile l'evoluzione della vita. Detto questo, la maggior parte, diciamo, la buona notizia è che io ho fatto vedere che ci sono telescopi da 8 metri, la prossima generazione dovrebbe essere una, sia da spazio che da terra, saranno 3-4 volte più grandi degli esistenti, quindi telescopi da terra grandi quanto metà di un campo di calcio. Uno degli obiettivi principali è di effettuare un'analisi chimica dell'atmosfera dei pianeti intorno ad altre stelle. Oggi esistono più di un migliaio di pianeti noti intorno alle stelle vicino, diciamo, alla Terra. Con la nuova generazione saremo in grado di fare delle analisi chimiche dell'atmosfera di questi pianeti e vedere possibili traccianti di vita. Devo dire che chiaramente le condizioni, diciamo, fare i calcoli
per stimare quanti siano i pianeti, fra virgolette, abitabili è molto più complicato e la statistica tende a dare dei numeri abbastanza bassi in generale. Però ci sono cioè la famosa equazione di Drake è una moltiplicazione di 7 termini, ognuno dei quali può variare di ordine di grandezza, quindi secondo me è difficile, insomma. Nella parte finale della sua chiara conferenza lei parlava di età oscura. Ora questo mi richiama inevitabilmente la materia oscura, perché insomma lo scoprire che siamo azionisti di minoranza dell'universo è una cosa oggettivamente sorprendente. Posso anche sbagliarmi, ma mi sembra di aver letto che qualche miliardo di anni fa di materia oscura ce n'era un po' più che adesso. Ecco, nei vostri lavori, nelle vostre ricerche, un po' di luce sulla materia oscura siete riusciti a farlo? Piacerebbe, ma no, la risposta è purtroppo no, nel senso che tutto quello che noi vediamo conferma l'esistenza di questa materia oscura, nel senso che le proprietà dinamiche, la spiegazione stessa di tutta questa evoluzione, poi uno naturalmente possiamo fare delle teorie raffinate per spiegarle, eccetera, sono tutte spiegate dall'esistenza della materia oscura e purtroppo non basta come complicazione, abbiamo introdotto anche l'energia oscura, quindi siamo molto in minoranza nell'universo. Detto questo, l'unica cosa che alcune di queste... Quando ho fatto vedere che io una volta, quando avevo i capelli, studiavo che cosa c'è, cosa si vede nella luce attraverso la luce dei quasar molto lontani, da analisi di questo tipo si è giunti a dimostrare che la materia oscura non può essere alcune cose, va bene? Quindi in questo senso non abbiamo fatto luce, ma abbiamo ristretto un pochino le zone d'ombra, mettiamola così. Però credo che la risposta a questo non arrivi da questo tipo di analisi, ma da altre. Mi scusi, professore, lei ha detto che ha scoperto 5 volte galassia più lontana. Scusi la banalità, ma tutte nelle stesse direzioni oppure in direzioni diverse? Allora, e dal punto di vista della isotropia dell'universo questo comporta questa è un'ottima qualcosa domanda. O no? Questa è un'ottima domanda. Allora, dal mio punto di vista noi purtroppo viviamo dentro la nostra galassia, quindi quasi tutte le zone del cielo sono in parte oscurate dalla nostra galassia, non soltanto dalle stelle ma anche dalle nubi di gas e così via. Quindi per questo motivo si studiano alcune regioni dove la nostra galassia è particolarmente vuota, cioè proprio un buco attraverso il quale posso vedere bene cosa c'è al di fuori, va bene? Secondo, come abbiamo visto, ci vogliono le immagini con cui ho fatto vedere, quando ho fatto l'esempio della lucciola osservata dalla Luna, le immagini, le esposizioni per fare quello sono centinaia di ore di posa dei migliori telescopi. Allora uno inevitabilmente, quando arriva un nuovo telescopio, è portato a riosservare meglio delle zone già osservate, perché lì si sa già tante cose, va bene? Quindi questo tipo di cose si fanno in alcune direzioni, che per noi sono più facili, naturalmente confidando nel fatto che l'universo sia isotropo. Quindi io studio un certo numero di linee di vista indipendenti e posso campionare l'universo in maniera onesta, insomma. Nella vostra ricerca avete usato la luce prodotta da quasar lontanissimi e quindi antichissimi, che sì, si sono formati nei primi momenti, sì, dell'universo. Sì. Si può sapere qualcosa sulla natura di questi oggetti? Allora, i quasar, noi sappiamo che i quasar sono dovuti al centro di ogni galassia. Noi sappiamo che nell'universo, nelle galassie vicine, compreso la nostra, al centro di ogni galassia c'è un grande buco nero, va bene, un buco nero gigantesco. Nel centro della nostra ce n'è uno di circa una decina di milioni di masse del Sole, in alcune galassie che noi conosciamo fino a 1 miliardo di masse solari. Nel passato questi buchi neri erano particolarmente attivi, se vi ricordate le galassie erano più attive, c'era un sacco di gas che andava in giro da cui si formavano nuove stelle, parte di questo gas cadeva nel buco nero e cadendo nel buco nero diventa estremamente luminoso ed è quello che noi vediamo come quasar.
La cosa sorprendente dell'esistenza, ovviamente abbiamo visto che ci sono galassie fino a distanze molto lontane, vuol dire che c'è stato il tempo di formarle. In un certo senso è particolarmente sorprendente che questi quasar, questi oggetti già così densi e grandi, si siano formati anche loro in tempi abbastanza rapidi. Quindi questo è un aspetto che per il momento, ancora una volta, è consistente con quello che noi conosciamo, però certamente è una delle cose più interessanti, perché alcuni di questi oggetti sono veramente al limite di quello che possiamo oggi spiegare come formazione. Una delle cose, infatti, che per esempio c'è un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea che verrà lanciato fra qualche anno, uno degli obiettivi di questo è proprio cercare i rarissimi quasar a distanze ancora più grandi, che pensiamo ci siano, ma sono estremamente rari e quindi ci vuole un satellite quasi dedicato, insomma. Premesso che sono una giurista, ma non mi sforzerò neppure di cercare degli elementi di attinenza tra il mio settore di ricerca e il suo, e premesso altresì che la cosmologia non fa parte neanche dei miei hobby, dei miei interessi, quindi sono la neofita pura, e dico tutto questo per giustificarmi in anticipo sulla possibile banalità della domanda. La mia domanda riguarda quella che lei ha chiamato la macchina del tempo. Mi ha molto colpito quello che lei ha detto a proposito del fatto che quando diciamo che una stella, una galassia è lontana 100 milioni di anni luce, significa che la sua luce ha impiegato 100 milioni di anni ad arrivare fino a noi e che quindi noi nel momento in cui la vediamo è come era 100 milioni di anni fa. Da qui la macchina del tempo. Allora mi viene da fare questa domanda. Se volessimo ipotizzare una fotografia dell'universo in un singolo istante di tempo, in una singola unità temporale, in realtà questa unità temporale sarebbe scomposta al suo interno da tante unità temporali sfalsate, quindi 100 milioni di anni fa, 10 milioni di anni fa, 150 milioni di anni fa, eccetera, e quindi sarebbe una scomposizione della singola frazione di tempo. Quelle che ho mostrato sono fotografie dell'universo che abbiamo fatte oggi, quindi in questo senso esattamente sì. Poi diciamo, il concetto di contemporaneità, diciamo, di simultaneità è complicato, ma insomma l'immagine che mi sono perso, l'immagine che ho mostrato prima, se, in un certo senso è un'immagine fatta col nostro telescopio ed è esattamente questo. Non so dove è andata, eccola qua. Questa. Ci arrivo? Ce la faccio? Devo stare più tranquillo. Ce la farò, eh? Ok. Questa è un'immagine fatta oggi col nostro telescopio, va bene? E è esattamente questo, perché parte di questi oggetti sono osservati 100 milioni di anni fa, parte 1 miliardo, parte 10 miliardi di anni fa. Quindi in questo senso sì, è esattamente così. Allora, adesso ci spostiamo nella biblioteca, se avete ancora delle domande, comunque il professor Fontana verrà alla mostra, quindi gliele potete chiedere lì. Grazie.